Dopo il grande successo della prima edizione, caratterizzata da centinaia di adesioni non solo da tutta Italia ma anche dall'estero, l'associazione Nove Idee di Padula ripropone il concorso Poesie e Arte, dedicato a padre Giovanni Minozzi e finalizzato a diffondere e valorizzare la cultura e l'arte nelle sue diverse forme. Il concorso vuole celebrare padre Minozzi, figura indimenticabile di sacerdote al quale, insieme a padre Giovanni Semeria, si deve alla fondazione dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e quindi all'orfanotrofio della Certosa di Padula e di tantissimi altri. La partecipazione è aperta a tutti, italiani e stranieri. Il concorso, anche in questa edizione 2015, comprende due sezioni, poesia e arte. La tematica destinata alla poesia è quella del tema libero. Le poesie potranno essere sia edite che inedite. Le poesie che giungeranno in vernacolo o lingua straniera dovranno essere accompagnate da traduzione in italiano, pena l'esclusione. Le tematiche destinate all'arte sono due, la prima la Certosa di Padula, la seconda padre Semeria, padre Minozzi e gli orfani. Le opere per la sezione arte dovranno essere pittoriche. Una giuria composta da personalità del mondo della cultura attribuirà poi i premi. Le opere dei partecipanti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 15 settembre. Saranno premiati i primi tre classificati delle due sezioni. La cerimonia di premiazione avverrà domenica 27 settembre in occasione della 10ª edizione della manifestazione La Giornata del Ricordo, che si svolgerà nell'aula consiliare della Certosa di San Lorenzo a Padula, con inizio alle ore 9:30. Per ulteriori informazioni si può anche contattare la pagina Facebook dell'associazione Nove Idee o scrivere all'indirizzo email pinasorrentinopinto@libero.it.